Liberi Bodo TV, Porpora Marcassano, qui il 5 marzo a Roma per difendere tutti i diritti. Tutti i diritti, nessuno escluso, per difendere soprattutto e rivendicare la laicità di questo paese, visto che ce la siamo giocata. Oggi, andando al di là della Cirinnà e di tutto quello che la Cirinnà ha mosso, siamo per il dibattito, per l'avanzamento, per l'emancipazione in chiave laica del paese, perché questo paese è rimasto indietro di secoli, quindi, come dire, non si può più procedere così. Questa piazza vuole rispondere a quel problema. Non so come è stata organizzata, cosa, chi si avvicenderà sul palco, non lo so, spero bene. È un momento di incontro, il primo dopo tantissimi anni di tutto il movimento LGBT, e quindi è un movimento per noi molto molto importante, un movimento politico, ecco. Tu che hai ripubblicato da poco un tuo famoso libro che è Antologaia e hai vissuto, diciamo, i moti degli anni 70-80 per la liberazione sessuale, pensi che oggi, come un tempo, ci sia questa possibilità di vedere un rinnovamento nella politica e soprattutto nelle istituzioni? Ma ci credo e devo crederci, altrimenti mi ritirerei a casa a fare la calza. La storia è fatta di un avanzamento continuo, e quello che deve ancora capire bene il movimento LGBT in Italia: nessuno i diritti e la liberazione ce li regala, ce li dobbiamo conquistare con una lotta che è quotidiana, e questa piazza vuole essere un momento, un passaggio, un pezzo di quella di questa lotta, ecco. Come negli anni 70, come oggi, noi continueremo e dobbiamo continuare, perché ne va della nostra vita e della nostra dignità. Io ringrazio Porpora Marcassano e le auguro una buona manifestazione. Grazie a tutti quanti voi.